grande festa dell'Unione Sportiva Legnanese, Bicin Festa 2021. Presidente, il primo passo in avvicinamento alla Coppa Bernocchi? È uno dei passi, perché l'avvicinamento alla Coppa Bernocchi inizia ogni anno il primo maggio con la nostra randonée, poi ci sono gli eventi del settore giovanile, la Targa d'Oro Città di Legnano, insomma ci sono, c'è il nostro programma annuale che anche quest'anno, nonostante le difficoltà, abbiamo mantenuto, magari non in forma estesa, ma l'importante è proseguire e continuare. Abbiamo dei volontari che si danno veramente un grande affare, una grande passione, siamo una famiglia splendida, l'Unione Sportiva Legnanese, devo dire che rappresenta al meglio lo sport a Legnano. Grazie Presidente. Paolo, Paolo un po' l'anima tecnico organizzativa di questo progetto. Oggi tu in qualche modo hai sostenuto, organizzato, individuato degli elementi diversi di una festa bella che ci hanno portato al successo. Ce la racconti? Allora, questa è Legnano Bicin Festa, è un progetto che risale a qualche tempo fa, adesso è la seconda edizione, devo dire l'abbiamo migliorata veramente tanto. Ringraziamo tutti gli amici che sono venuti con i loro prodotti, dalle bici in legno alle biciclette vecchie, alle cargo bike, ecco, per dire, un'altra iniziativa molto simpatica. Abbiamo riempito le cargo bike di libri e li distribuiamo gratuitamente. Iniziative anche più serie, defibrillatore, ringraziamo la Cardanese che sono venuti con dei percorsi di gincana divertentissimi per i bambini, Sempione per quanto riguarda i tour, c'è veramente un bel gruppo e devo dire il pubblico si è dato ragione, tutta mattina c'è stata una bella affluenza, per cui appuntamento alla prossima. Grazie Paolo. Roberto, abbiamo iniziato con la Bernocchi, chiudiamo in bellezza con la Bernocchi, ci dai qualche anteprima? Paolo, mi sposto. Beh, il 2021 è il primo anno di Coppa Bernocchi nella categoria Pro Series e devo dire che quest'anno stiamo partendo molto bene, abbiamo le 25 squadre che ci hanno fatto richiesta, di queste 25 squadre 16 sono Pro Tour, quindi della massima categoria, le squadre che corrono il Tour de France e il Giro d'Italia, 10 squadre professional, quindi ci aspettiamo anche dei grossi nomi per quel giorno, 4 ottobre lunedì, tutti, vi aspettiamo tutti. E noi ci saremo, grazie ragazzi. Grazie a te. Grazie. Ciao.